Amici di Radio Speranza in Blu, ben ritrovati da Davide De Amicis che vi parla a questo nuovo appuntamento con servizi e interviste. La nostra rubrica di approfondimento che oggi vi racconta quello che è stato un autentico bagno di folla. È stata la celebrazione eucaristica solenne presieduta dall'arcivescovo di Pescara Penne, Monsignor Tommaso Valentinetti, nella serata di mercoledì 11 settembre 2024 presso la parrocchia di San Luigi Gonzaga a Pescara. Una celebrazione che ha visto onorare i 25 anni di sacerdozio raggiunti da Don Amadeo Serossi, parroco di San Luigi Gonzaga, nonché vicario generale dell'arcidiocesi di Pescara Penne. Tanti sacerdoti concelebranti giunti da tutta l'arcidiocesi e insieme a loro anche il nuovo vicario parrocchiale di San Luigi Gonzaga a Pescara, Don Antonio Lia Pirro, che proprio in questa occasione ha fatto il suo ingresso ufficiale in parrocchia. L'arcivescovo Valentinetti ha tenuto un'omelia importante volta a rimarcare l'importanza della vocazione del sacerdozio, dell'impegno a favore degli ultimi, soprattutto perché un sacerdote, un credente, non può stare, a detta del vescovo, con i ricchi, con i potenti, ma deve stare sempre dalla parte degli ultimi, degli emarginati, degli scartati, per guadagnarsi quella che sarà la ricompensa finale, un posto in paradiso, un posto nel regno dei cieli. Ma ascoltiamo l'omelia completa dell'arcivescovo Valentinetti. L'occasione di un anniversario di ordinazione sacerdotale e l'immissione ufficiale di un presbitero nella comunità è occasione opportuna per riflettere attentamente sul ministero sacerdotale, quindi sul nostro ministero, carissimi confratelli, ma anche all'attenzione che il popolo santo di Dio deve dare al ministero sacerdotale. Il primo pensiero mi viene dal profeta Isaia: lo spirito del Signore Dio è su di me, perché mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai poveri e tutto ciò che segue, fasciare le piaghe dei cuori spezzati, libertà degli schiavi, scarcerazione dei prigionieri, l'anno di misericordia. Sappiamo bene che Gesù ha applicato a sé questa parola di Isaia nella sinagoga di Nazaret. Quando entrato nella sinagoga si fa dare il rotolo del profeta Isaia, legge questo brano e alla fine conclude dicendo: oggi si è adempiuta questa scrittura che voi avete udita con le vostre orecchie. Ma è una scrittura ancora in atto, in un prolungamento ministeriale che da Gesù arriva fino a coloro che lui stesso sceglie per condividere il sacrificio della croce e soprattutto il ministero dell'annuncio dell'Evangelo. Ciò che dobbiamo sempre ricordare, e questo lo dico particolarmente a noi sacerdoti, è che noi non siamo sacerdoti per un'autocandidatura. Guai a noi se pensassimo di essere presbiteri, vescovi per una nostra autocandidatura. Anzi, le autocandidature nella Chiesa sono sempre pericolose. Siamo presbiteri perché abbiamo ricevuto una chiamata misteriosa, profonda, ma una chiamata a cui dobbiamo essere fedeli, una chiamata che ci coinvolge in maniera diretta con questa parola, perché realmente siamo coloro che devono annunciare l'anno di misericordia del Signore. Oggi più che mai, in un mondo che ha bisogno di misericordia, in un mondo che si odia, in un mondo che sta sperimentando le violenze della guerra disumana, in un mondo che continua a non educare più il cammino dei giovani, ma a trascurare il cammino dei giovani dentro modelli di educazione che non sono appropriati. Ma proprio per questo abbiamo bisogno di reincarnare una misericordia che viene dal Signore, viscere di misericordia, compassione, perché realmente il mondo ha bisogno ancora una volta che qualcuno ridica questo amore. E non solo ridire questo amore a parole, ridire questo amore con i fatti, con la verità della nostra vita e della nostra esistenza.
E in questo, carissimi fratelli e carissime sorelle che siete presenti in questa celebrazione, siete coinvolti anche voi. Non pensate che il vostro sacerdozio battesimale non entri dentro questa chiamata che viene dal Signore. A noi tutti per il battesimo, a noi in particolare per il ministero sacerdotale. Ma tutto questo produce un effetto molto strano, e l'effetto strano che produce è dato dalla pagina del Vangelo. Beati voi poveri, beati voi che ora avete fame, beati voi che ora piangete, beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame a causa del Figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno, perché avete una grande ricompensa nei cieli. Non possiamo essere gli uomini di tutte le stagioni. Non possiamo essere gli uomini che non mettono in conto le contraddizioni. Parto dall'ultima affermazione: beati quando gli uomini vi odieranno e vi metteranno al bando. In un discernimento di fedeltà al Vangelo e di fedeltà al Magistero della Chiesa, che oggi si chiama Papa Francesco, che ci piaccia o non ci piaccia, in questa fedeltà noi vogliamo condividere anche la contraddizione e il rifiuto, ma sapendo che prima di noi è stato contraddetto e rifiutato il Maestro Gesù. Detto questo, tutto questo provocherà forse anche dolore, pianto, lacrime, afflizioni. Tutto questo ci porterà sempre di più a condividere la sorte degli ultimi, dei poveri, degli affamati, degli esclusi, degli abbandonati. Tutto questo ci porterà a condividere la sorte degli scartati della terra. Ma se non condividiamo la sorte degli scartati della terra, non riceveremo in premio il regno dei cieli. E guai a noi se condivideremo la sorte dei potenti, guai a noi se condivideremo la sorte dei ricchi, guai a noi se condivideremo la sorte di coloro che sono sempre sazi, guai a noi se condivideremo la sorte dei gaudenti. Non ha nessun senso, il Vangelo è un altro, senza se e senza ma. Chiaramente, carissimo Don Amadeo, entrare in questo mistero d'amore è sicuramente entrare in una verità affaticante e qualche volta difficile, ma molto consolatoria. Mi riferisco anche alla situazione della tua nazione di origine, il Venezuela, che sta vivendo, e la Chiesa del Venezuela sta vivendo questa contraddizione e questa fatica. E l'immagine di Maria nel 75° anniversario dell'incoronazione di questa statua che si trova in Venezuela ci dice quanto sia difficile il cammino, ma un cammino che vogliamo tracciare insieme. E se la grazia del Signore ci ha dato la possibilità di condividere con parecchi sacerdoti provenienti dal Venezuela il ministero sacerdotale in questa comunità diocesana, noi lo riteniamo una benedizione. Che Maria ci sostenga, ci benedica, e la preghiera di voi tutti, carissimi fratelli e sorelle, ci dia forza perché possiamo essere coerenti e fedeli a questa parola evangelica. Amen. E al termine della celebrazione eucaristica non potevano mancare i ringraziamenti, i saluti di Don Amadeo Oserossi, che andiamo ad ascoltare. Mi guardo indietro, rivivo i ricordi, mi sembra ieri quando sono stato ordinato sacerdote a Mérida, Venezuela, nella Basilica Cattedrale dell'Immacolata, nelle mani del Vescovo Sua Eminenza Baltasar Porra, in quell'anno Arcivescovo di Mérida. Questi 25 anni, ma anche quelli precedenti, della mia formazione a Mérida, Tenerife e poi gli anni a Roma, sono trascorsi così velocemente che oggi sono qui a ringraziare il Signore per questo bellissimo dono che mi ha fatto il sacerdozio. Sono tanti i ringraziamenti che vorrei fare in questa occasione. In primo e assoluto grazie a Dio Padre, nella persona del suo Figlio Gesù Cristo,
Un ringraziamento ai miei genitori, mamma Flor Maria e papà Amedeo. Sono loro che mi hanno insegnato ad avere una grande fede in Dio. Ringrazio anche i miei fratelli e la mia sorella. E mi ricordo risalgono anche ai giorni della mia preadolescenza, quando piccolo faceva il cricchetto con Don Fidel Giana, parroco di Turin. Mi aveva aiutato a mettere la preghiera e la messa al primo posto. Ringrazio Monsignor Angel Polacini Rodriguez, vescovo di Guanare, che è la diocesi sede della patria di Venezuela, per la sua disponibilità e la sua passione missionaria. La mia vita non può fare a meno di annunciare il Signore. Il dono che Lui mi ha fatto è immenso e alcune volte mi sento piccolo per ricambiarlo. In realtà il Signore ti fa toccare con mano quanto sia grande la sua opera, quanto si serva di strumenti umili e poveri in mezzo al suo popolo e al mondo. Lo ricordava anche Sua Eccellenza Valentinetti. Il Signore ti fa capire quanto ti vuole bene e ti dà, e te lo dimostra ogni giorno. Ho il cuore pieno di gratitudine, ma anche la consapevolezza dei miei limiti, delle mie povertà, delle mie inadempienze, di cattivi esempi, del male che posso aver recato per la mia inesperienza. Per questo chiedo comprensione e perdono a tutti, pregate per me. Il mio ringraziamento va soprattutto all'Arcidiocesi di Pescara Penne, che mi ha accolto nella persona di Sua Eccellenza Monsignor Francesco Cucarese nell'ottobre 2004. Un ringraziamento speciale a Monsignor Tommaso Valentinetti, che in questi anni mi ha aiutato nel cammino di formazione umana, accademica e spirituale. E non solo a me, ha accolto in questi anni più di 36 sacerdoti venezuelani. Qui ci siamo sentite sempre a casa, Eccellenza. Come una famiglia, come una comunità, dove si vivono ogni giorno le gioie e le fatiche, le attese e le speranze, la preghiera, la santa messa, il lavoro e l'amicizia. La carità che ci unisce deve essere la stessa carità che unisce il Padre e il Figlio, cioè lo Spirito Santo. L'affetto che ci unisce è lo Spirito Santo che è stato effuso nelle nostre anime. Un affettuoso e sentito ringraziamento ai miei confratelli sacerdoti qui presenti e con loro che per tanti motivi pastorali e personali non sono presenti, ma mi hanno chiamato in tanti messaggi. Sono grato a ciascuno di voi per l'accoglienza. Grazie ai confratelli sacerdoti che mi hanno accolto come viceparroco, che mi hanno sopportato. Tanti sono qui, ma nominarli. E a tutti grazie per quello che siete e per quanto operate. Un ringraziamento ai seminaristi, ai ministranti, agli accoliti. Un ringraziamento ai membri dell'ufficio diocesani, alle impiegate della curia. Ed è questo il mio ultimo ringraziamento alla comunità parrocchiale, dove ho svolto il mio ministero sacerdotale in questi 25 anni, di quali a ottobre sono 20 in Italia. Sono tanti qui delle altre comunità, delle altre parrocchie dove ho fatto servizio pastorale. E insieme alla comunità parrocchiale di San Luigi Gonzaga, pregate oggi con spirito sinodale per il ministero sacerdotale affidatomi. Voglio dire grazie a tutte le persone che ho conosciuto, che mi sono stati e sono ancora vicino. Grazie di cuore ai miei familiari e ai parenti qui presenti. Ci sono tanti cugini, anche i figli piccolini, perché sapete bene che ho radici anche in Abruzzo, no? Latina e anche in Abruzzo. Vi chiedo infine di pregare per me. Concludo affidandomi a Maria, nostra madre di Coromoto e patrona di Venezuela. Un grazie speciale ai miei confratelli del Venezuela che sono qui. Voglio affidare alla Madonna tutte le realtà parrocchiali e collaboratori parrocchiali che nel silenzio fanno un servizio di amore con tanta pazienza. Il Signore guarda nel segreto. Che Dio vi benedica, che Maria Santissima vi accompagna. E alla fine della Santa Messa vi invito a passare qui dietro al campo sportivo per condividere, non è una cena, è una condivisione, un aperitivo di stare insieme. E ringrazio a Sua Eccellenza perché ha mandato a San Luigi a Don Antonio Pirro, sì, come viceparroco, come vicario parrocchiale, per dare una grande mano. Dio benedica a tutti
che il Signore ci accompagni sempre. E con questo è tutto, Davide De Amicis vi ringrazia per la cortese attenzione e vi augura un buon proseguimento di ascolto su Radio Speranza in Blu.